il sisma che si accanisce due volte sulla stessa partita di formaggio. Sono le forme del caseificio Albala di Albareto che dopo la prima scossa, quella del 20 maggio 2012 che fa crollare le scalere del magazzino di stagionatura, vengono ospitate da Razional Novese dove per la seconda volta subiscono la violenza del terremoto. A distanza di pochi mesi dall'evento sismico che ha messo in ginocchio centinaia di imprese, il 7 dicembre è stato inaugurato il nuovo magazzino del caseificio, iniziativa preceduta dalla consegna di una pergamena e medaglia ad Alberto Grenzi, cooperatore storico di 91 anni, che ha ricordato i valori della cooperazione. Io ho cercato di capire che la terra è quella che dà da mangiare a tutti e abbiamo creato le cooperative per fare l'unione, perché per combattere il grande capitale bisogna che noi facciamo una grande unione con le cooperative. La cooperazione è molto utile, spero che voi continuate a fare la cooperazione, perché la terra è quella che dà da mangiare a tutti. Se non c'è la terra si muore e non la vogliono capire. Invece di biasimare quelli che lavorano la terra, sarebbe meglio che gli dessero un premio perché producono della roba da dare da mangiare a tutti. È emblematica la vicenda di questo caseificio anche perché in soli 7 mesi, grazie alla volontà e alla caparbietà dei soci, ha ripreso la piena operatività grazie all'installazione in tempi record di nuove scalere antisismiche. Questo è un esempio, per fortuna non è il solo, ce ne sono tanti, di una capacità di reagire al terremoto con tempestività, concretezza, molta professionalità ma anche molta capacità di fare relazione. D'altra parte questa è una cooperativa e lo si è visto nei giorni successivi al terremoto, quanto conti condividere insieme una comunità del lavoro come appunto è una cooperativa. Io credo che sia un buon esempio anche il fatto che questa cooperativa in tempi non sospetti ha fatto la scelta di minimizzare il rischio assicurando sia la struttura che i prodotti, e oggi quella scelta sicuramente porta dei vantaggi a questa struttura produttiva, e credo che si debba riflettere anche in altre realtà imprenditoriali sul valore delle assicurazioni. Sono stati creati 45.000 nuovi posti forma che hanno consentito il ritorno ad una normale gestione del formaggio prodotto dal caseificio. Un parmigiano che nel post-sisma è diventato uno dei simboli della solidarietà, ma anche della tenacia delle popolazioni colpite. Questa è stata una di quelle realtà in cui la prontezza e l'immediatezza reattiva sono state qualcosa di veramente straordinario. Oltretutto, noi non ci siamo neanche accorti di avere questa dote in più rispetto ad altre realtà in cui è accaduto questa cosa, ce l'hanno detto altri, per noi era assolutamente normale rimboccarsi le maniche da subito e cercare di reagire a questa situazione. Poi chiaramente la possibilità che intorno a questa struttura ruotino molte importanti cooperative in cui questo meccanismo della solidarietà diventa anche un ulteriore elemento di forza, un perno su cui fare ruotare il modo di pensare il proprio lavoro, diventa un fatto assolutamente rilevante. Quindi questa è stata una di quelle realtà importanti colpite, ma anche è stata una di quelle realtà che ha reagito da subito, ma soprattutto ha cercato di non lasciare mai a piedi, come usiamo dire noi, nessuno. In questo caso tutti i produttori hanno avuto modo di collocare la loro produzione, tutti i caseifici hanno ripreso la loro attività, quindi questi elementi di aggregazione, quali possono essere il caseificio Albalat con il magazzino per Parmareggio o anche altre realtà nel nostro comprensorio, stanno a dimostrare che il nostro è un prodotto di comunità e che coinvolge attorno alle proprie problematiche l'intero nostro paese. I consumatori hanno bene in mente le scalere crollate, immagini che hanno girato il globo e che hanno rappresentato la drammaticità del terremoto. Per il mondo esterno a noi questo è stato il terremoto del Parmigiano Reggiano, abbiamo avuto un'attenzione internazionale incredibile, abbiamo avuto truppe televisive statunitensi, i principali giornali nel mondo si sono interessati della sorte della nostra produzione, perché questo è un prodotto paese, ma soprattutto è un prodotto di comunità, esprime una cultura, esprime un modo di fare, esprime una capacità della nostra gente di andare oltre attraverso il proprio modo di agire, oltre quelli che possono essere i semplici prodotti che la natura ci offre. È il segno che anche l'agricoltura è capace, come l'industria, di ripristinare una condizione di sviluppo. Io vorrei sottolineare anche il fatto che noi dobbiamo utilizzare al meglio
quello che l'immagine, l'effetto immagine che ha prodotto la caduta delle forme dalle scalere, perché ha fatto il giro del mondo. Bisogna che diventi anche l'occasione per ripromuovere in tutto il mondo questo patrimonio che è parmigiano-reggiano. Quindi aggiungere a questa inaugurazione una nota di ottimismo per poter ripartire, ma ripartire in modo diverso rispetto al passato, sul versante della commercializzazione del prodotto. Albalat ha reagito in maniera veramente molto forte. Già avevano saputo reagire dopo la prima scossa del 20 e poi dopo quella del 29, che è stata veramente devastante. Si sono organizzati e prima ancora che arrivino i flussi di denaro pubblico si sono già rimessi in piedi. Un buon segnale. Noi dal governo chiediamo una cosa: la certezza. Ci hanno detto che dal 10 gennaio inizierà questo flusso di cassa per le aziende terremotate. Noi ci contiamo, perché ovviamente abbiamo i nostri produttori che si sono esposti e hanno saputo rimettere in piedi le loro aziende. Questo è un caso veramente significativo, è emblematico di quello che è la cooperazione nei nostri territori, la capacità cioè della società di fare fronte all'interesse generale con una spinta e una sollecitudine che riesce a bruciare i tempi. Oggi è veramente una grande festa, prima di Natale siamo già in grado di inaugurare questo caseificio completamente rinnovato. Sono oltre 76.000 le forme cadute e le operazioni di messa in sicurezza degli edifici Albalat non sono ancora definitivamente terminate, ma il più è fatto. Una bella battuta che ho ascoltato prima è che la cooperazione non ti lascia da solo, e credo che questo, in questo momento, la comunità se ne è resa conto, come le imprese del nostro territorio non hanno lasciato solo i nostri lavoratori, i nostri cittadini, e insieme ai lavoratori hanno dato un segnale: le imprese sono vive, devono continuare a essere vive e dobbiamo puntare ancora a costruire futuro, e questo credo che sia il primo messaggio. Dopodiché il secondo è il bellissimo rapporto che c'è tra le istituzioni e le imprese della nostra regione, è una fiducia, credo che abbiamo registrato una grande fiducia, si sono fidati di noi, abbiamo detto lavoriamo per costruire regole, lavoriamo per costruire finanziamenti, fidatevi, andate avanti, e c'è stata questa grande fiducia. Ora siamo arrivati nella fase conclusiva, bisogna cominciare a preparare le domande, bisogna essere in grado di costruire quelle azioni che sono fondamentali. Il 10 di gennaio noi abbiamo già definito una procedura che consentirà di cominciare i pagamenti per stati di avanzamento, quindi entriamo nella fase di ricostruzione completa. Qui la cooperazione ha deciso di accelerare e credo che sia un buon esempio per dimostrare che si può ricostruire, ricostruire meglio, perché il terremoto insegnerà molte cose, oggi e domani. Una in particolare, che non deve passare la notte, ma dobbiamo costruire un nuovo giorno di responsabilità per costruire scalere, per costruire aziende più sicure, energetiche e in grado di dare sicurezza al lavoro. Questo è il messaggio che dobbiamo raccogliere anche oggi insieme alla cooperazione, insieme alle imprese della nostra regione che sono straordinarie e che hanno lavoratori altrettanto straordinari per questa comunità che si è messa in gioco ed è un buon esempio per il nostro paese. Il presidente di Albalat, Ivano Chessi, durante la cerimonia di inaugurazione non ha mancato di ringraziare i dipendenti ed i soci del gruppo Granterre Parmareggio, di cui fa parte la struttura di Albareto, e le ditte che hanno operato per la messa in sicurezza e il recupero delle forme, e in particolare la compagnia di assicurazioni Unipol Assicop, che ha reso possibile tutti gli interventi liquidando due anticipi di indennizzo. Protagonista e mascotte dell'iniziativa è una forma prodotta dal caseificio con 16 anni di stagionatura e superstite del terremoto, un'autentica forma portafortuna. Nonostante le disgrazie che abbiamo avuto, ci siamo interpellati e abbiamo deciso che un'azienda che quando ha bisogno trova tanti amici e tanta gente che l'aiutano è fortunata, quindi ci ha portato fortuna.